Buongiorno a tutti! Salve! Bene ragazzi, mi ho avuto molte richieste per tornare a fare video assaggi e quindi mi sono messa a cercare qualcosina. Ho comprato... Ma a me è sempre mangiare! Ho comprato un sacco di cose cioccolatose! Cambia di idea facilmente! Allora, mi è arrivato questo pacchettino, appunto ho comprato un po' di cosine da Tofu Cute. Tofu carino! Amore, tofu carino! E niente, allora, non l'ho ancora aperto da quando mi è arrivato. Mangeremo carta! Buona, dietetica. Piena di fibre. E questo, ecco, questo è il sito. Si vede qualcosa. Sto usando la fotocamera, quindi non mette a fuoco. Il motivo per cui faccio i video squishy con il cellulare. Quanto è rosa e pucciosa tutto ciò. Ce ne sono pochissime di caramelle. E tra l'altro, queste dovrebbero essere le Aichu. Forse non sono lei, comunque sono buonissime. L'unica cosa che non mi In piace caso di sono assaggiare le i peperoni. caramelle insieme ai peperoni, sì, vabbè. Caramelle e peperoni. Vabbè, cioè, veramente hanno messo una tonnellata di questo, ma non penso che Le serva. teniamo per carnevale. Non credo che serva molto per proteggere la mamma. Allora, io ho comprato una tonnellata di questi per mangiarli io, però. E ne ho comprati 600.000 perché così ne ho da mangiare per un po'. Te li assaggerei anche tu, tranquilli. Allora, Allora, peschiamo a caso, mettiamolo qui, lo peschiamo a caso. Non è valido, io lì non ci arrivo. Dopo faccio pescare anche te. I pochi. Cioè, scusa, guarda questa foto, cioè la cioccolata fusa, mandorle, pezzi di mandorle, cioè, non sembrano male, eh. Devo dire che, mamma mia. Bene, direi che possiamo assaggiare molto volentieri, non voglio distruggere la Sono tre sacchettini. Sì, che brutto colore. Non sono mica quello cioccolato. Sarà Sì. mica cioccolato bianco, eh? No, no, no. Sono tutti uguali. Boh, sembrerebbe cioccolato al latte. Sì, sono tutti uguali. Al Ho preso quello Le che ho trovato. forbici, non abbiamo preso le forbici. Non servono le forbici. Te? Oh mio Dio, l'odore, senti l'odore. Maremma. Ma sono buonissime. Vabbè, meglio il cioccolato al latte piace molto, quindi. Mamma mia, sembra un po' Nutella, Sembra un po' che quella cosa sopra sia Nutella, un pochino. Quindi sono buonissime. 9. 9. Mamma mia, buonissime. Un ottimo inizio. Vuoi pescare tu? Vai tu. Vediamo cos'è questo. Questo non è esattamente una cosa da mangiare, nel senso, è una cosa di Sailor Moon. E ci sono dentro anche le caramelle, però si compra più che altro per il ciondolino, quindi non c'entrano molto, però apriamolo lo stesso. Bellissimo, oh mio Dio! Non sapevo esistesse. Forse si vede, ok. È la spilla di Sailor Moon della terza serie, ma l'hanno fatta tipo azzurra invece che rossa, è bellissimo. Che Forse non è. fortuna! E poi vabbè, sì, c'erano le caramelline, però queste so già che non ti piacciono. Comunque niente, oh mio Dio, è bellissimo e sono troppo contenta. Ok, questo infatti era nella sezione Tocca caramelle. a te. Oh mio Dio, quanti pezzettini di carta! Potevamo buttare via prima. Cos'è? Corini! Non lo so, sono tipo dei cioccolatini, credo, una roba del genere, sembrano molto carini. Che bella la confezione. Sì, sembra che ci sia tipo il cioccolato normale, quello al bianco, non lo so. Quello al bianco, Il il cioccolato al cioccolato al bianco. bianco. Ma qui c'è la confezione unica. Oh, che carini questi cosini che non si vedono, perché tanto non mette a fuoco. Ma ce la farai mai avere una fotocamera decente? Il cellulare è molto decente, però visto che molti si stanno lamentando perché lo sto usando e non gli piace come si vede. Ma sono minuscoli! Ma sono così Ma c'è la piccoli! nocciola sotto? No, non è una nocciola, no, è un biscottino! Che carini, sembrano dei mini cupcake! Ma non si vedono, vero? Com'è? La cioccolata ha un sapore orribile! A parte che credo sia fondente, quindi piace a te! No, ma il sapore è fondente, ma si sente che non è esattamente la qualità migliore del mondo! 6 4 Tocca a me, tocca a me. Frigo, non guardarlo. Non guardo, non guardo. Pikachu! Che cosa ho comprato di Pikachu? Si vede? Ma le hai scelte tu? Sono caramelle. Me le hanno date all'uva, ma io vi odio. Ma perché amano così tanto l'uva? Le mangiamo dopo le caramelle? Mettile lì No, ma dopo mi rimane il sapore caramelloso. Dopo mangio un cioccolatino, così ti rimane il Vai, vai. cioccolato. Riprova. Ma io becco tutte le caramelle perché non mi piacciono, uffa. Mi sembra giusto. Questo ho fatto questo esperimento. Visto che non volevo Cioccolate. prendere tutte le cose uguali, ho provato a prendere questi che sono
simili agli Oreo, però sono della Meiji e sono con la fragola. Ho fatto un esperimento, non posso prendere solo cose tutte uguali, dai. Ci proviamo. E lo so, non servono neanche a me, però bisogna assaggiare anche le cose non buone, no? Ormai che non mi fai più fare video assaggi con... cos'era che sapeva di muffa? Ah, le caramelle. L'odore è chimichissimo. Notate l'italiacano. Chimichissimo? Chimichissimo. Mamma mia, quanta crema c'è qua dentro! Non si vede, si vede. Ma che brutto che è! Cioè, non c'è nessun disegno, niente. È nativo. Siamo abituati agli Oreo. Assaggiamone uno. Non solo non mi piace l'abbinamento fragola e cioccolato, ma il biscotto non si sente di cioccolato. Il ripieno sa esattamente di gelato alla fragola. Proprio quel sapore intenso di fragola abbastanza chimica. Due. Vero. Due. Orribili. Ora vado io. Oh, no, guarda che forma hanno. Sono dei tronchi tagliati, tipo. Cioè, è bellissimo. Belle radici degli alberi, cioè. La parte, sì, la parte di sotto, il tronco tagliato. E c'è il boscaiolo. Sì. Molto. La cioccolata non manca. Non riesco. Verde. Sì, il pacchetto. Secondo me sono una cosa unica, tipo si erano sciolti. No. Oh mio Dio. Attenzione. No, c'è la plastichina. Oh oh. Ragazzi, sono bellissimi mezzi tronchi di alberi, devo dire, sono veramente, oh mio Dio. È uno normale così? Fallo vedere da vicino perché... Io l'ho morso. Ma mio posso un nocciole. Buono però. Buono. Ma quella di plastica? Ma che plastica? Secondo me ho mangiato un pezzo che si è fuso con la plastica. Ah sì. Proviamo a mangiare un pezzo da questa parte. Sì. Ecco, questo pezzo non sapeva di plastica. Il mio sì. Alcune parti sono di plastica, mi sa che è un po' sciolto. Con anche la plastica. Sciolta anche la plastica. La parte non sciolta però è buona, 7. Sì. Vai. Mi cade tutto. Allora. Sì. Peccheliti. Facciamo che li assaggiamo così li recensisco di nuovo. Quanto mi dispiace doverli assaggiare. Anche perché io non mi ricordo. Ma mi è rimasto un po' di... Come se ci fosse stato del sale in quel cioccolato. Sì. Allora, sai, non sono pazza. Il sale è un esaltatore di sapidità. Sì, però esalta anche il dolce. Nelle torte ci va sempre un pizzico di sale. Sì, però non si dovrebbe sentire. Mi sembra che ho mangiato un po' di sale. Qual è il tuo problema con le confezioni oggi? Dammi le mie pigne. Sì, sono a forma di pigna. Almeno questi non sono sciolti. Vedete? Oh, anche io ne assaggio uno perché non sento bene il sapore. Ne assaggio uno. Non ti oriamo. Questi sono troppo da 10 per me. C'è questo biscottino che sa vagamente di integrale, un po' durino, poi c'è la cioccolata che si scioglie. Cioccolata al latte. Niente, lo amo. 9. Forse fondente 11. Pochi alla pesca. No. Io i pochi alla pesca li ho presi più volte e sono buonissimi. Sembrano di inzuppare dei grissini nel fruttolo. Buonissimo. Sono questi qua con questa confezione un po' strana perché penso che siano... Boh, forse sono quelli più piccoli ma ciccioni, credo. Aspetta, pochi squeeze. Squeeze? Cosa vuol dire? Non lo so, adesso lo scopriamo magari perché non ho capito. Sciolti! No, assolutamente. Ma questo freddo? Sono scioltissimi. Chissà il viaggio dove li hanno messi. Ma vengono dall'Inghilterra, c'è ancora più freddo. Allora! Oggi le confezioni ci odiano. Aiuto, vediamo se riesco. Va bene. Assaggi l'unico pezzo senza la frutta? Appunto. Va bene, allora lo assaggio così. No? C'è un po' di chimico. Ma non hai assaggiato quella parte con la frutta? No, c'era un pezzo. Allora, non so se anche è possibile che si siano un po' fusi con la plastica perché sa un po' di plastica. Sanno un po' più di chimico, di solito i pochi non sanno di chimico. Secondo me si sono veramente fusi con la plastica. Solitamente sono così buoni i pochi alla pesca, questi però no. 5. In realtà non è che sia rimasto molto, ci sono rimaste molte cose piccole. Allora, questi qua. Quello non è.
Quello non sembra male, non è piccolo. Aspetta, cerchiamo di inquadrarlo al meglio. Non so quanto si vede. Quanto si veda. Cookie and cream. Cioè, dentro la stracciatella. In pratica. È un tocco di finesse. Vedo che la tua voglia di dolce non si smorza mai, eh. Mai. Mai. Ma hai detto che problema hai tu a aprire le confezioni? Mi dà una buona impressione. Mi sembra. Sembra liquirizia, guarda, guarda. Sembra liquirizia. Forse fondente. Ma questo è biscotto al cioccolato o al cioccolato? Cioè c'è biscotto. Dentro. Non si vede. C'è è biscotto al cioccolato con dentro proprio si vede tutta la cremina che c'è il ripieno, mio Dio. Io non lo sento il cioccolato però. Sembra biscotto con la crema, senza cioccolato. Buono. 9. 7? 9. Buono. Te le regalo allora. Grazie. Allora, sono rimaste queste cosine qua. Alcuni sono doppi, non so perché. Questo cos'è? Ho provato a prendere cose un po' strane. Allora, cerchiamo di appoggiarle qui in mezzo a sto caos. Vuoi partire con una cosa preoccupante? Questo è il sakè. Sai cos'è il sakè? È quella bevanda che bevono. Alcolica. Kit Kat Japanese Sakè. Ho molta paura, anche perché il sakè mi fa schifo, me l'hanno fatto assaggiare. Ho paura. Dio, che bella faccia che ho fatto. Urca. Perché l'ho fatto? Perché l'hai fatto? Non lo so, sono pazza. E anche il cioccolato bianco. Questo non mi dispiace. Madre de Dios. Sembra cioccolato al lambrusco. Lo stesso odore. In effetti. Io faccio un piccolo assaggino. Beh, tu non lo assaggi? Ce l'hai tu? Pensavo peggio, sembra la banana. È quasi rinfrescante. Non mi dispiace in realtà. Non è una cosa che comprerei se la vedo in giro, ma pensavo molto peggio. Do. 6. 0000000. Mela. Senti, tu ti fai sempre i dolcetti con le mele cotte. Quindi questo ti deve piacere. Con la cannella. Oh, che schifo, spero che no. Che strudel. La cannella non c'è, meno male. Lo strudel. Non mi piace lo strudel, guarda. Si vede. Vediamo un pochino. Sì, è un miscuglio un po' strano, cioccolato e mela, però. Allora, appena comincio a mangiarlo, ti sembra di sentire solo la mela e quindi non è male. Poi quando comincia a mischiarsi col cioccolato e il biscottino dentro, no. 2. Ci sono anche cose molto buone. 0. Questi li ho già assaggiati varie volte, ma lo sappiamo che sono buonissimi. Vedete? Biscottini panda, quelli sono buoni. Cioè quelli li abbiamo mangiati anche. Che faccia, sì lo so, che faccina strana. E però sì, sono buoni quindi. Sai che questa è la prima volta che non mi arrivano tutti i fusi insieme sciolti. E però tutto il resto era sciolto, vabbè. Otto però. Sì. Questi sono sempre, sempre buoni. Buoni, buoni. Allora, queste sono delle specie di. Il cono è una specie di biscottino sottile, tipo un wafer. E poi c'è la parte sopra che è una mousse. Questo è il cioccolato e questa è la fragola. Ho un'idea. Tu hai il cioccolato e la fragola? Ne sentiamo uno per uno a caso. Ho capitato questo. Guarda un po' che coincidenza. Non ho mica scelto, è stato proprio un caso. Si sono sprecati col gelato dentro e tutto. Oh no, aspetta. Ah no, è ripieno, ok, allora sì. Assaggiamo. Io lo assaggio da sotto che c'è meno fragola perché ho paura. Perché io continuo a provare a prendere la roba alla fragola? Tanto lo so che sapore ha. È buono. Sette però, niente di. Io gli do 8 a questo 4. Vuoi assaggiare? No. E metterlo tutto in bocca. No, basta. Oh. E dopo dico no. Ora rimangono caramelle. Siete grasse. Perché siamo grasse? No, siamo grasse. Ma rimangono le caramelle. Lo so. Non mi sento bene. Niente, qui qualcuno si è sentito male. Quindi continuo io, visto che a me le caramelle piacciono allora. Partiamo con quelle di Pikachu che sono all'uva e mi preoccupano molto. Me le tolgo subito dal pensiero, come cavolo si dice, vabbè. Sono fatte tipo a testa di Pikachu, però le orecchie sono unite. La persona che si sta sentendo male sta facendo cose, ma penso che sia tutto una cosa del subconscio, in realtà è svenuta.
Oddio. Il sapore di uva è veramente pesante. Zero. Poi queste penso che me le abbiano regalate, perché non ho idea di che cosa siano. Sembrano quelle caramelle di zucchero fatte a stellina, quindi sentiamo se sono effettivamente allo zucchero. Boh, non hanno nessun odore. Sono così piccoli, non si vedono. Puro zucchero. Allora, sono curiosa di sentire quelle di Sailor Moon se sono davvero alla pelle. Non sono come... non lo so. Sembrano delle pastiglie come quelle proprio medicine. Sono quelle che quando si masticano praticamente si sciolgono in bocca, nonostante non siano liquide, e rinfrescano. Però credo che sia la soda. Però non è male in realtà, perché non si sente troppo il sapore di soda. Infine rimangono queste che sono buonissime. Guardate che belle. Ah, sono all'albicocca, non alla pesca. Vabbè, più o meno. Il sapore delle caramelle all'albicocca e alla pesca non cambia molto. Queste persone svenute che si muovono qua dietro. Sembra un panetto di burro, un mini panetto di burro. Sono tipo caramelle toffee, quelle che si appiccicano ai denti, però mi piacciono un sacco. Mi ricordo il sapore del burro cacao all'albicocca che avevo. Però è buono. Ho finito le caramelle. Oh, no, ma guarda. Sto bene. Sto bene. Sei meglio adesso? No, mi hai avuto un mancamento. Questa caramella è buonissima comunque. Di cosa sa? Albicocca. Io masticherò per 20 minuti, scusate, ma non riesco a mandarlo giù perché si appiccica. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao! Ciao!